vita di merda. Eccoci qua. Oh, secondo episodio. I'm back. Parte 2. Si ricomincia sempre dalla palestra del primo episodio, ma questa volta sono stati fatti dei passi avanti. È passato un mese, in realtà un mese e una settimana da quando ho iniziato a riallenarmi ufficialmente, e per lo più è stata palestra, nel senso esercizi quasi riabilitativi per il mio corpicino fermo da tipo 3 anni. Però col secondo mese si inizia effettivamente in palazzetto. L'altra volta ho fatto la intro e 2 tiri cazzeggiando. Da questa volta adesso l'outfit lo vedete appena mi cambio, mi tolgo la felpa, ma vedete anche dei pantaloncini corti. Oggi siamo qui per allenarci. Magari qualcuno di voi sarà confuso perché non ha visto la prima parte. Beh, intanto è in descrizione, la trovate qui da qualche parte anche pinnata nel video. Cosa sto facendo? Voglio ricominciare ad allenarmi e ricominciare a muovermi. Uno, per una cosa che non vi posso dire perché sennò non si avvera. 2, perché voglio ricreare un po' di contenuti che abbiano a che fare con la pallacanestro, che è la mia effettiva passione. 3, perché mi sentivo, come si dice alle mie parti, una grossissima bleda nell'ultimo periodo. E 4, ma non per importanza, chi è un OG del canale lo sa, furia, avrò la mia rivincita prima o poi. Sto ancora aspettando da quella sconfitta. Spoiler, da quando ho fatto quella clip che avete appena visto ad adesso che sto registrando il video sono passati una manciata di giorni. Bene, Furia ha pensato bene di rompersi il dito del piede. Niente di incredibile, è comunque una sorta di microfrattura, però insomma sicuramente lo terrà fermo per un pochetto. Quindi vabbè, non che fosse in programma nel breve periodo, ma mi fa molto ridere questa cosa. Non lo sfiderò più neanche ironicamente, così siamo sicuri che sta tranquillo. Allora, io inizio a fare scaldamento, intanto vi mando i video degli esercizi che mi sta facendo fare d'apri quest'ultimo periodo, che sono divertentissimi da fare, secondo voi da vedere perché non sono bravissimo, e da registrare. Il colore corrisponde alla gamba con cui io vado sopra, quindi il rosso è sempre sinistro, quindi se c'è il rosso di qua andrò di qua, se si illumina la luce rossa di là andrò bianco, gialli e blu, non si sembrano delle luci, ma anche questo è quello che ho notato. In realtà ci sono provate a analizzare il solismo anche, no? Ok, quindi in attesa tra una luce e l'altra lavoro in situazioni di spostamento laterale, quindi vado a destra, vado a sinistra. Può essere un lavoro stesso lato, può essere un lavoro incrociato, ok? A seconda di che luce, che colore e si vado a accendere. Sto lì, pam, no, stai tutti e vedi che la luce si spegne. Quando la luce si spegne torni indietro. Ok. Guarda che fanno in giro. Devo farti così. Ok. Questo, vedo, rosso,
pam, torno, vedo verde, pam, torno. A 20 secondi, ti caverà 5 secondi per girarte e te lo farà per altri 20 secondi della porta opposta. Come state vedendo adesso, non vi ho messo le altre perché erano le cose meno interessanti. Inframmezzata a quelle serie, vedete, con le palline e con le cose, ci sono stati questi stacchi qui. Come vedete, i pesi sono ridicoli, ma è l'inizio, bisogna cominciare pure da qualche parte. Oltretutto, in questo tipo di esercizi qui particolari, sono sempre stato un disastro. L'avevo detto che gli esercizi con Dapress sarebbero stati divertenti da vedere, non ditemi che non ve l'avevo detto. Sì, stiamo arrivando in quel periodo dell'anno. Allora, adesso basta chiacchiere. Vi dico solo, perché giustamente me lo starete chiedendo, come è andato questo primo mese di allenamento? Tosta. Tosta, ma cominciando con calma, con metodo e con un professionista come il buon Dapre, di cui io come sempre vi lascio la pagina Instagram, se volete dare un'occhiata a quello che fa in descrizione, sta andando meglio del previsto. Pensavo di essere morto dopo ogni allenamento, invece sta andando bene. Fate conto che questo è il mio primo allenamento di basket vero e proprio dallo scoppio del Covid. Andiamo. Come potete vedere, sono partito proprio dalle basi. Come vi ho detto, la condizione fisica è quella che è, pur dopo un mese di allenamenti, che non sono chissà quanto tempo, due ne sa neanche chissà quanto intensi, la condizione fisica è ancora quella che è. Quindi ricominciamo proprio dalle basi, ovvero dal ball handling, che è una cosa che mi è sempre piaciuta fare e che sta bene perché non arreca troppo sforzo di salti, scatti, tiri, fatiche, cose varie. Quindi ricominciamo proprio dalle basi. Un pallone, due palloni, avanti e indietro, varie modalità di palleggio, vario sforzo. Intanto si muovono un po' di gambe e ci riscaldiamo. Dopo
arriverà anche un po' di cardio, anche roba che non ho ripreso tutto, quindi vi sto facendo un riassunto per capire dove siamo con l'allenamento un mese dopo. Poi fra un mese magari ci rivedremo con delle sessioni di basket un po' più intense di questa qui, che sì, io la giudico come intensa perché non sto in piedi, ma intensa non è, ovviamente. Li vedrete dopo qualche esercizio, insomma sono cose non particolarmente complicate, però intanto, ripeto, ci rimettiamo in ritmo. Provate a indovinare qual è la mia mano forte da questo avanti e indietro in palleggio. Un po' di cardio, va là. Ecco. Fai capire in che stato sono queste 10 entrate. Almeno ho fatto 10 su 10, ma mi hanno distrutto. Che schifo. Secondo giro, con gli arresti questa volta. Datemi voi il via. Ok. E vi posso dire la verità, è stata una bella sensazione ritornare ad allenarsi anche da soli. Non mi è mai pesato allenarmi da solo, anzi l'estate la maggior parte delle volte ero da solo a fare questo tipo di allenamenti qui, magari un po' più intensi, qualche esercizio un po' più complicato, però insomma l'ho fatto tante volte, non mi dispiace per nulla. E in questo caso mi fa piacere poter coadiuvare il mio allenamento, la mia voglia di rimettermi un minimo in forma con quella di portarvi un tipo di contenuto. Nel prossimo episodio andremo probabilmente a upgradare tutti gli esercizi e non solo, cominciare anche a tirare, perché effettivamente ho fatto giusto qualche esercizio di tiro, ma più da fermo, per riprendere anche un po' la meccanica banalmente di tiro e un po' i movimenti per ritornare a metterli in cascina, in automatico, come magari potevano essere una volta. Non che sia mai stato chissà quale gran tiratore, ma vabbè, insomma, comunque in linea generale. E magari le prossime volte tralasceremo un po' questi ball handling. Quando avrò ripreso, quando mi vedrete la prossima volta, sicuramente avrò già ripreso un po' confidenza col pallone. Magari ci rimetteremo lì un po' più i palleggi, sti tiri, step back, le triple, le cose, i movimenti un po' più da partita. Però secondo me era giusto come prima volta partire veramente veramente dalle fondamenta. E allora chiudiamo in bellezza questo video con l'ultimissima parte di quel poco di tiro che vi ho fatto, ovvero un paio di tiri liberi nel finale, dove ho registrato anche il video verticale che è andato molto bene. Vi ringrazio, casomai ve lo lascio in descrizione, una piccola challenge: quanti tiri liberi segno su 10 tentativi secondo voi? Dateci un'occhiata se non l'avete vista. E il prossimo episodio sarà fra un pochetto, questa serie ve l'ho detto ha bisogno del suo tempo, ma potrebbe essere magari una cosa solo dedicata alla palestra, magari un full allenamento di tiro. Ovvio che io non sono uno specialista, ovvio che non so se troverò uno specialista a seguirmi, ma proveremo ad imbastire comunque un allenamento tra un po' di mia esperienza, un po' da quello che si vede online, un po' di quello che mi hanno sempre insegnato i vari allenatori che ho avuto. E quindi lo suite dal microfono, non quello dalla palestra, vi saluta, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci rivediamo nei prossimi giorni con i nuovi video e nel prossimo futuro con il continuo di questa serie. Ciao boys!